potresti stare anche così. Sì. Eh? Io non me la sono mai levata. E sono vecchio e respiro neanche tanto bene, perché ho 85 anni, finché. Pescia gioca d'anticipo, come aveva già fatto Massa, e così un altro comune della Toscana vara l'obbligo della mascherina anche all'aperto, H24. Una decisione, dice il sindaco, come monito verso i ragazzi delle scuole superiori, che purtroppo all'uscita della scuola non la indossavano. Mascherina, quindi, per evitare i contagi abbiamo fatto un'ordinanza dove si obbliga la mascherina sempre e il distanziamento sociale. Quindi. Ci saranno delle sanzioni? Sì, sono da 400 a 1000 euro. Poi se uno paga in 5 giorni c'è una riduzione. Io penso che insomma uno, perché non ha la mascherina, debba prendere 1000 euro di multa, insomma mi sembrerebbe. Esentati i bambini sotto i 6 anni e chi pratica sport all'aria aperta. Chi fa sport al di fuori dei centri abitati lo può fare senza mascherina. Chi fa sport all'interno dei centri abitati deve avere la mascherina. Penso ai ciclisti, no? Che si fermano per dire in piazza dopo che hanno devono avere la mascherina. E da cronisti con la nostra telecamera notiamo che tutti i cittadini di Pescia hanno la mascherina. L'ho sempre portata, se lui uguale, da quando è iniziato questa pandemia. Ma io l'ho sempre fatta portare, se no non entravo in un negozio. Però la gente è un po' negligente alle volte, sì. Buongiorno, mascherina. Mascherina, purtroppo. Anche se non sono del solito comune, però venendo a Pescia è obbligatoria la mascherina. Proprio a Pescia, lo ricordiamo, nel febbraio scorso, uno dei primi casi in Toscana. La mascherina, perché ce l'ha sotto il mento? Ecco, quanto ce n'ha? Un quarto? L'ho prese ora. Le ha prese? Prese, me l'hanno date. Sono sceso ora di macchina. Lo indosso, solo che non l'ho tirata giù. È normale che sia così, è giusto che sia così. Io sono un nonno, i nipoti, figuriamoci. Loro nei miei riguardi e io nei riguardi loro. Arrivederci.